11.04, torniamo in diretta e diamo il buongiorno ad Alessandra Austini del Tempo. Alessandro, buongiorno. Buongiorno Riccardo, ciao Baldo, ciao Gabriele, buongiorno a buongiorno tutti. Che stai, con il telefono normale? No, sempre Skype. Ti sentiamo, un po' bassi rispetto agli altri giorni, che si sente molto più... Come mai? Non lo so, adesso proveremo qualcosa qui, il nostro grande Matteo Bonello proverà... Matteo si inventerà una cosetta, dai. Sì. E, senti, Ale, stamattina ti ho definito molesto, no? Sì. Perché ti vai a Impelagà, fa sempre... No, vai a fare sempre domande di calcio, cioè arrivi te a Trigoria e fai domande di calcio. E poi che cosa vai a chiedere all'allenatore? L'abbiamo sentita molto spesso parlare del suo calcio. Che hai fatto? No, che Bonello è molestissimo. Perché ieri Ale ha fatto un piccolo errore grammaticale nella domanda. Allora, no. Ieri? Sì, sì. Cioè? La vuoi risentire? Vai. Sentiamo un po'. Buongiorno. Lei ripete spesso: vorrei che la Roma giochi il mio calcio. Quante volte l'abbiamo visto, secondo lei? Giocasse? Sta a parlare con Di Francesco. No, sto scherzando, dai. Dai. Ale. Ali, è colpa di Bonello, te la devi prendere con lui, Bonello. Gli sei andato a parlare di calcio, dai. Ha ragione. E poi proseguivo: quante volte l'abbiamo visto? Quante volte l'abbiamo visto, Ale? Ma l'hai intrigato con quella domanda o l'hai sfrugugliato, forse, più che intrigato? Ma gli piaceva o l'hai messo, diciamo, gli hai dato modo di parlare, di spiegarlo, di... Beh, diciamo che la domanda magari gli interessa anche, gli piace un po' meno la risposta che deve dare, secondo me, cioè che è quella. Perché appunto la dovrebbe accollare? Perché l'abbiamo visto poche volte il suo calcio, no? No, dico, dovendo spiegare perché, c'è il rischio che poi lo accogli a qualcuno? O magari si difende dicendo: non riesco a spiegarmi. Perché, no, non lo so, sì, può essere pure quello il motivo, perché sempre un allenatore cerca sempre, in teoria, di non attaccare i propri giocatori in pubblico, no? Perché sappiamo che sono una categoria molto, molto permalosa. Non solo i giocatori. Eh? Non solo i giocatori, anche i giornalisti. Certo. Sì. Che sta difendendo la categoria? Comunque, certo. Tu c'hai il sindacalista dei giocatori e il sindacalista dei giornalisti. Sì, veramente, io mi sono fatto manca niente, Ale. Non si può... Ce l'hai tutte qui, cioè, ti difendono tutte le due categorie. Con... Tranne la mia, quella dei tifosi. Gli animalisti, ci abbiamo tutto qua, non ci manca niente. Ah, siete pure animalisti? Beh, sì, io sì, sono abbastanza animalista, devo dire. I divorziati. Tutto. Lì mi difendo da solo. I blu risposati. Lì quante ne vuoi. Volete. Però insomma non so, ora voglio dire, non ho avuto impressioni particolari nella risposta, cioè mi è sembrato che lui volesse dire certe cose, però questa storia del mio calcio, il mio calcio quante volte ha ripetuto? Tante. Però purtroppo la Roma non è una squadra che ha avuto una fisionomia cioè, allora, secondo me dalla Roma si è capito abbastanza chiaramente cosa vuole il suo allenatore, però non c'è mai stata una continuità nel metterlo in pratica, nel mostrarlo, nel riuscirci, e quindi uno dopo un po' di tempo si deve chiedere: sono i giocatori che non ce la fanno, sono i giocatori che non seguono al 100%, non capiscono le istruzioni, ci sono giocatori con caratteristiche che non consentono questo famoso suo calcio, non lo so. La Roma, per quanto mi riguarda, è una delusione per la qualità del suo gioco, della sua espressione di gioco. Io ero convinto che potesse con questo allenatore giocare molto molto meglio, perché ho visto giocare il Sassuolo decisamente meglio anche per un lungo periodo. Pensavo potesse essere più semplice, ecco, che magari ci potessero essere altri. Ma il Sassuolo non giocava così alto, Ale. Il Sassuolo giocava con sulle ripartenze molto basse, giocatori veloci, leggeri, alla Under, diciamo. E allora il suo calcio qual è? Ha una squadra molto più fisica con la Roma, ed è normale il suo pensiero cercare di riproporlo a livello tattico. Ok, però lui parla di
un sistema, un'idea di gioco che sia comunque universale, mi sembra di capire. Cioè lui non ha mai detto ho fatto certe cose finora, ora qui devo cambiare. Cioè lui ha detto sin dall'inizio, credo nel 4-3-3, anche ieri ha ripetuto, il mio calcio è essere aggressivi nella metà campo avversaria. Ma alla fine che ha detto? Quante volte l'ha visto? Poche? Qualche volta si è visto? Molto poche ha detto, cioè, no, molte no, ha detto poche, ha detto dobbiamo lavorare tanto da questo punto di vista, non sono soddisfatto. Anche Fazio lo dice, da lavorare tanto. Sì, è vero. Ma no, non se lo scorda, cioè non se lo scorda più Fazio oramai. Tu sentirai, Fazio, Fazio. Tu sentirai quando ci farai linee di difesa quello che dirà De Fazio. Cioè, niente, è un contenzioso, dai, è un contenzioso. E bisogna. Perché i giocatori sono permalosi. Come giornalisti. Come giornalisti. No, senti Alessandro, dimmi una cosa. Un Di Francesco rinfrancato dalla prestazione di Napoli o ancora un po'... Francesco che ha voluto far vedere a tutti i costi che non conta nulla la vittoria di Napoli perché conosce i suoi polli e sa benissimo i rischi che ci sono. Cioè anche lui è consapevole che il primo avversario della Roma è la Roma, mamma mia! Lo so, è una noia mortale, Riccardo caro, Riccardo bello. Sì. Però, però è così perché ieri si è sforzato tante volte di ripetere non sto pensando allo Shakhtar. No, voi pensate io faccio la formazione col turnover, non sarà così, Napoli non mi interessa, deve essere un punto di partenza, non penso minimamente a una squadra che sia guarita, l'esempio deve essere la Juventus, la mentalità, la resilienza, e stiamo la seconda volta che tira fuori sta resilienza che poi è come il vento. Beh, i due allenatori a livello, diciamo, europeo, che è più evidente che hanno, che fanno vedere il loro calcio, chi sono? Sarri e Guardiola? Perché anche Allegri non fa vedere il suo calcio. Reagire alle controversie, alle avversità. Ale. Klopp e Guardiola. Klopp? Siamo calmi. Sarri, no. Beh, Sarri fa vedere il suo calcio, quello. È evidente, non è il suo calcio? Sì, sì, però con Klopp l'ho visto almeno in due squadre diverse. Beh, questo è vero, con Guardiola pure. Sarri aspetto di vederlo in un'altra squadra, lo metto dietro. Beh, intanto ci ha sta, fatto, no? Vedere qual è il suo pensiero. Klopp ha vinto uno scudetto e una finale di Champions persa con il Bayern. Era Klopp l'allenatore? Sì, era Klopp. Beh, Sarri ci è arrivata ancora sta roba qua. Klopp. Sì, sto aspettando. Sì. E soprattutto io l'hai sentite le parole di Sarri, Ale? E riguardo a? Riguardo la partita con la Roma? Sì, sì, certo. No, perché ha riparlato, eh? Ah, no, l'ho sentito nel dopo partita. No, ha riparlato anche di Reina, senti. Io l'ho sempre sostenuto a Reina, ma mi rucco cazzo! Cioè, era un po'... chi porti fa? Ma caroma no! Ogni tira era un gol, e Reina che faceva un porto? E copple cazzo! Io questa... No, Reina, pure tu! Ha perso un po' di... ha perso un po' di, diciamo così, di... Non l'ha presa bene. Non l'ha presa benissimo. Sta mittando un camminato in doce! Capito? Cammini d'inverno, cazzo cazzo! No, sta trattando con il Milan poi, Reina. No, è vero? Ma davvero? Per sostituire. A proposito, Ale, ascolta una cosa. Ieri, no? L'altro ieri mi dovevo svegliare presto, insomma, dovevo andare a cedere perché mi sono sognato che la Roma rinnovava il ragazzino, quello lì, quel Pellegrini che si è fatto male, poverino. Sì, ho che cosa? Sì. E nel frattempo, Gabriele, che è un altro molesto, perché voi siete una squadra di molesti, è andato a pensare, allora dice, se a Roma ha rinnovato Pellegrini, la Raiola, voi scommette com'è la... No, c'è un sogno, mi piacerebbe tanto avessero parlato anche di Justin Kluivert, il figlio di Patrick, attaccante dell'Ajax. Un 99 dell'Ajax quanto costa? Già un boato? Una trentina di milioni. Già! Sì. Beh, è possibile però. Sì. Tanto dov'è che leggevo proprio ieri, è meglio del padre, forse c'era un articolo sulla Gazzetta. Il padre credo che fosse un giocatore dal potenziale enorme, si è un po' perso strada facendo, per esempio nel Milan non lui ha fatto... Lui giocava giocatore. Proprio centravanti, il figlio può giocare anche centravanti, gioca meglio esterno a sinistra, diciamo, però i ruoli dell'attacco li può fare tutti. Pensa all'attacco... Non è altissimo perché non è 70. Chic Undar Kluivert. No, fermati, piglia un colpo, muoio.
Ottavi. Personale che poi la scuola olandese è tutta particolare. Eh? Ottavi. Di finale di Champions, ma sì, ci no, 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 Ottavi era un amico mio, Emiliano Ottavi, che giocava a pallone fortissimo. Grande. Io la dico, Kluivert, Undar, Schick e Ottavi dietro, i punte. Arriviamo Ottavi? No, è Ottavi, Emiliano, era fortissimo. Insomma, ti piacerebbe, Ale? Ma guarda, è un ragazzino interessante. 99. Sì, l'ho visto giocare l'anno scorso in Europa League un paio di partite. Insomma, si vede che c'ha delle qualità, che c'ha anche un discreto fisico, tecnica, insomma, da capire. Guarda, da capire parlando meglio con esperti di calcio olandese, ti dicono che prendere Kluivert in questo momento sarebbe un colpo epocale addirittura. Vabbè, lo sai che loro sono dei grandi venditori. Beh sì. Del padre ho un ricordo che potrebbe piacerti, Gabriele. Dimmi un po'. Questi rapporti, un po' da libro, Sì. da libro. Io lo sento lontanissimo, Matteo, lo sento proprio lontano. Ma c'è qualche cosa che hai fatto nella tua applicazione, Ale? Assolutamente no, niente. Sono sempre io, sempre allo stesso punto, sempre allo stesso telefono. La stessa versione di Skype. Mi sentite male? No, non male, ti sentiamo. Normalmente sembra che stai qui in studio, oggi ti sentiamo come se fosse una telefonata normale. Va bene, dai, però si sente, Dici un po' questa storia. Mi trovavo in gita a Barcellona con la mia classe del liceo e eravamo all'aeroporto per tornare a Roma e casualmente ci troviamo vicino tutto il Barcellona che stava partendo per andare a giocare una partita. In quel Barcellona c'era Kluivert. Praticamente l'edicola, al negozio, sai, quegli shop che ci sono, che vendono un po' di tutto, compresi i giornali, negli aeroporti, mi trovo a fianco a Kluivert, che si presenta alla cassa con una pila di riviste e ci mette sopra tipo 40 lecca lecca. 40 lecca lecca. La cassiera sposta sti lecca lecca per prendere i prezzi delle riviste. Che riviste erano, secondo voi? Tutte porno. Riviste in cui c'erano delle signorine poco vestite. È bravo. Quindi questo è il mio ricordo di ma pratica. Quindi i lecca lecca servivano per un far vedere le riviste? Esatto. O per magnasseli? Un po' per magnasseli, un po' perché si vergognava di presentarsi alla cassa di un, scusa, ma se le riviste, ma questa è un falso problema, no, che non ho mai capito. Ci credo. Sono in vendita. Ubaldo, per esempio, cioè non... Ma io arrivo all'aeroporto già attrezzato. Ma come paga? Ma che va a comprare? Ma dai, ma guarda. Ma poi all'aeroporto hai visto, ma che deve pagare le riviste? Cioè, ma che davvero deve fare? Ve lo giuro. Ma poi, ma che aeroporto? Ma chi te vede che sta a giurare? Senti, è lì che ti è calata tutta l'ammirazione per il giocatore o invece proprio il tuo idolo è diventato? Mi fece proprio ridere, capito, sta scena, perché dico, andavo bene. Vai, a Barcellona lui andava forte, però ha fatto anche quello alla Roma. Strano. Che si trova all'aeroporto. Ti ricordi quel famoso Barcellona-Roma, vantaggio di Panucci, poi sbaglia Candelà, la recupera Pujol, se non sbaglio, mette la palla dentro e segna Kluivert. C'ero. E lì bestemmie. 83 gol in quanti anni? In 5 anni. Tra l'altro, se ricordate bene, quel famoso Milan-Ajax finale di Champions finisce 0-1 gol di Kluivert. Sì, parliamo del 90. No. Lo vince il Barcellona? No, gol, Ajax. 5 anni. Ah. Chi è? 83 gol in 5 anni. Kluivert nel Barcellona. Sono almeno pochi, sono malissimo. Quasi 20 gol alla stagione. Se consideri che in 2 anni e mezzo Dzeko ha fatti 50 nella Roma. Era un calcio pure diverso, però. Si segnava di più prima? No, secondo me si segnava di meno. Non credo. Tu dici adesso si segna di meno? Sì, le difese sono più attrezzate. Ma che stati? Sì. Era serio, molto più attrezzate. Ma tu adesso molto più guarda faccio. Adesso guarda faccio. Ma ce l'hai con faccio? E beh, sinceramente, io noi siamo una squadra. No, veramente ce l'hai con faccio? No, no. Capito? Faccio il giornalista? No. Ok, allora possiamo sfondare. Dai. Tutto non fa parte delle nostre categorie. E quindi lo uccidiamo. Senti, Ale, dimmi se ti piace questa giocata. Senti, Sì. Roma-Torino 3-1, Schick marcatore. Mi piace. Non primo marcatore, Sì, marcatore. Indovina perché non primo marcatore? Perché Ubaldo abbiamo la sensazione che il primo marcatore potrebbe essere uno del Torino.
Il calcio d'angolo? No, non lo so. Come Coppa Italia? Ma no, non speriamo. Quindi, proprio di no. Ancora dei Silvestri, no? No, sarebbe troppo. Prego. Quello fa un gol l'anno. Che ti dice questa giocata? Voglio dire, adesso senza essere troppo sbrasoni, perché ci devi mettere l'appoggino del 2-1, del 3-2. Ah, beh, certo, poi intorno ci ruoti qualcosa, però 4-1. Però dai, ci può stare. Siamo troppo, stare. Diciamo così, siamo sai, troppo. Sai che problema c'ha sta giocata qui? Che più che una giocata, forse è una speranza. Beh, no. Adesso è una speranza, chiaramente, che ci sono le certezze, che il 2-4 di Napoli era una certezza. Io ho detto a mese prima, insomma. No, tu hai detto che la Roma avrebbe consegnato lo scudetto allo Juventus, quindi poteva essere anche 0-1, 2-4, cioè, dai, porca miseria. Ah, 2-4, sì, vabbè, certo, è una veramente un'intuizione clamorosa. Infatti c'è chi ha intuizioni clamorose e se ne va in vacanza ai tropici dei peschici. Senti, dimmi una cosa importante a proposito di speranze. La speranza la speranza che hai per Schick questa sera qual è? Ma guarda, io penso che tutte le volte che abbiamo avuto speranze su Schick siamo stati delusi. Lasciamolo in pace, lasciamolo giocare. Bravo. Il risultato perfetto sarebbe quello che hai detto tu, perché c'è pure il suo gol che sarebbe importante. Però, ma Eusebio, quando parla di testa, di mentalità, in riferimento a qualche calciatore, ma qui parliamo di Schick, a cosa si riferisce secondo te? Come approccio, come predisposizione, come voglia, non lo so. Penso che l'esempio era la Juve, secondo me lui si riferisce per esempio al fatto che quando la Roma ha preso un gol, tranne che a Napoli dove è riuscito a pareggiare subito, spesso poi ne ha risentito per tutta la partita. E lui, no, dice la Juventus c'ha questa peculiarità che sembra praticamente una squadra al tappeto, invece sa rialzarsi, sa come farlo, sa quali sono i momenti, gestire i momenti delle partite anche, no? Allora la Juventus questa roba qua ce l'ha ed è innegabile, e secondo me l'altra sera hanno coinciso pure altri fattori. Sì. Il gol del pareggio dell'1-1. Vabbè, ma anche i cambi, oh. Non ho capito. Non è che i gol sono venuti dopo 20 minuti che la Juventus aveva preso campo, cioè il Tottenham continuava a macinare, continuava a impartire. Secondo me, ora se dico una lezione di calcio è perché sono ingeneroso nei confronti della Juventus, perché non la sopporto. Però il Tottenham proponeva un calcio superiore fisicamente, de palleggio alla Juventus. La Juventus trova il gol su un'azione, un colpo di testa sbagliato di, come si chiama il tedesco? Chedira, ma sbagliato lui. Perché tu pensi che lui ha cercato Higuain? Lui, no, ha girato, però, in porta, Ale. Però lì quando fai quello. No, non mi dite sta cazzata, ma non mi dite che ha cercato Higuain. Ma non ha cercato Higuain, ma la spizzata. Higuain è molto bravo a fare una cosa, secondo me, difficilissima. Al volo d'esterno, ma la mette all'altro palo. Gol meraviglioso. Che cosa? Non è un gol fortunato. Ho detto occasionale, cioè, non fortunato, perché Higuain fa una giocata, una cosa tecnica meravigliosa, d'esterno destro la mette sull'altro palo al volo. Lì o ci vai col sinistro, e lui invece fa una gran cosa. Quindi il gol è bello, ma non fortunato, occasionale sicuramente, e dopo sull'1-1 subentra quella roba che ci dite voi, ci crede, il Tottenham perde un attimo le geometrie, fa partire, avevano fatto il fuorigioco fino a quel momento eccezionale. Dai, la Juve c'ha quella roba che dice Di Francesco e quella che dite voi, ce l'ha da sempre e ce l'avrà sempre. Nella partita col Tottenham ha vinto una gran partita quando era secondo me spacciata, quindi merito, non onore alla Juve, mai alla Juventus, però non è stato tutto frutto di quella determinazione o resilienza. Perché tu ce l'hai a resilienza, per esempio. Ce l'ha doppia lui, che è diversa dal domicilio, devo dirlo. Tu a resilienza dove ce l'hai, per esempio? A Roma. Ah, allora vabbè. Senti, rimanghi con noi, fate conto? No, spese, no, rimanghi solo con noi? Che sei matto. A tra poco. Io mi dissocio. 11:30, Ale.
Eccolo. Sì, senti Ale, ci dobbiamo aspettare la partita quella, ecco là, guarda questi tutti dietro, pipipi, papapà, papapà, pronti a ripartire con... io per esempio ci sono delle cose che non voglio dire per scaramanzia, ma insomma non mi fido per niente della stagione di Belotti, che non sta ripetendo le gesta dell'anno scorso, non mi fido neanche un po'. E quindi è questa partita qui il Torino c'ha dei giocatori che ti possono mettere in difficoltà, soprattutto nel terzetto davanti, perché poi insomma c'è una bella differenza tra la qualità dell'attacco e il resto dei reparti. Ma loro stanno vivendo un momento un po' difficile anche a livello ambientale. Sono venuti nella città giusta. Basta leggersi le prime pagine di Tutto Sport da un po' di tempo. Insomma, c'è un clima abbastanza isterico a Torino, mi pare di capire. Perché neppure Mazzarri in poco tempo è riuscito a dare poi una direzione definitiva alla squadra, che ha perso a Verona, una partita che nessuno si aspettava che perdessero, ha fatto qualche buon risultato, però insomma non c'è continuità, c'era lì l'obiettivo di giocare l'Europa League, che è molto lontano, però è una squadra che quest'anno è venuta all'Olimpico, ha vinto 2 volte su 2, quindi vuol dire che dei valori poi ce l'ha, ha vinto in Coppa Italia con la Roma, ha battuto la Lazio in campionato, la stessa partita d'andata della Roma in campionato insomma è stata una vittoria piuttosto sofferta, con una giocata di Kolarov, una punizione di Kolarov, credo che sia la squadra che abbia fatto più pareggi. Sì, mi pare di sì. Non lo so come atteggiamento tattico, certo, ma il calcio di Mazzarri è abbastanza noto, no? Non è certo uno che punta allo spettacolo, ma che punta alla solidità della sua squadra e ha la capacità poi di andare a colpire, essere micidiali nelle ripartenze. Pare che giocherà Niang, che ha avuto questa operazione al setto nasale, ma è diventato così indispensabile. Ma se vuoi fare un certo tipo di calcio di ripartenza, sì, lui c'ha quegli strappi, c'ha solo lui lì, quindi in giocato. Poi non c'è Ljajic, che è infortunato, neanche convocato. Neanche convocato? No, né lui né Obi. Questo francamente non mi dispiace. Però insomma hai citato il giocatore più forte, poi Belotti, che da un momento all'altro è chiaro che si può sbloccare, come no, quindi poi è uno che alla Roma ha già fatto abbastanza male lo scorso anno e non solo, quindi da tenere d'occhio sicuramente. Serve una partita concentrata. All'andata giocarono Juan Jesus e il messicano? Sì. Il Moreno. Perché non c'erano tutte e due gli altri? Era per turnover o per turnover? Ha cambiato di 8, 9. No, quella è la Coppa Italia. No, parlo dell'andata. Che non giocò neanche male, giustamente. Vediamo il campionato. Moreno. Guarda, credo che fossero però indisponibili, sai, Riccardo, si chiamano Lasca e Fazio, se non mi sbaglio. Ecco. Una scelta di turnover. Non c'erano. Uno dei due all'ultimo, un altro non mi ricordo ora chi fosse, tra Manolas e Fazio, che insomma non ha potuto giocare proprio all'ultimo, e ci fu questa inedita coppia. Juan Jesus si è abbonato a giocare col Torino, perché poi era questa coppia qui anche in Coppa Italia. Stavolta ci sarà Manolas e ci dovrebbe essere De Rossi, insomma pare abbastanza certo questo. Nainggolan, vediamo se giocherà anche Strootman. Credo che davanti erano entrambi infortunati, ci fa sapere Trinca, adduttori per Manolas, distrazione alla caviglia per Fazio. Lo vedi. Trinca che sostiene di essere un giocatore di calcio, cioè io veramente. Vabbè, lui parla pure della sua trasmissione che ha un pubblico, insomma. Quella Trinca, è l'unica cosa vera. Trinca va preso, va preso. Ci sono anche tanti che pensano essere giornalisti, eh? Sì, è vero, tanti giocatori, per esempio, come no? Come no? Se pure gente parla al microfono, non sa per quale motivo. Questo è farsi errori grammaticali in diretta. Beh, non me lo meritavo, però. Allora, ciao con te. C'hai con me? Chiaro, ciao. Mi vergogno. Mi sono mai vergognato a dire niente, guarda. Capito? Anzi, forse, è molto un po' esagerato. Ti senti offeso? No. Che quando mi tocchi dire. Senti, Ale, a che ora vai allo stadio? Raccontaci la giornata del giornalista, dell'inviato. La giornata del giornalista. E perché io lo mandi a lui? Dai, ma che è oggi? Sta bella questa. È molesto, Righetti. Comunque qua c'è il patentino. Quindi io continuo a dirlo, ripeto, ho detto ieri che non c'eri. Mi sono dimenticato Ale di dire a Ubaldo la mia. Era con te ieri, no? Sì, ieri. Era con te, Ale, certo, giusto? Che sì.
di che, come ti piacerebbe rientrare nel calcio, non come secondo, no, ma come consulente dell'allenatore, come neanche motivatore, consulente, giusto, Ba? Sì, sì, supporto, anche a livello tattico. Sì, ma non ti metteresti in tuta a spiegare la difesa ai giocatori, questo voglio dire. Se me lo chiede. No, dipende sempre dai soldi. No. Dipende quanto... Senti, è quanti giorni ho. È doppio lavoro quello, però. Però è doppio lavoro. Ero incuriosito dalla giornata del giornalista. Sì, vai Ale. Il giornalista di carta stampata, che vuoi sapere? La tua. Prima, seconda o terza Repubblica? La tua. No, 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 tu sei seconda. Tu sei seconda Repubblica. Seconda, adesso è iniziata la terza, no? Adesso è il momento di www.statetutticonnoi.it. Sentimese. CCC, sentimese a dopo. Punto net, messo a topo. Capito? È iniziato ufficialmente la Terza Repubblica, no? Certo. Quindi il giornalista di seconda. Di seconda, che lavora in carta stampata, la partita 20:45, si presenta intorno alle 15 alla giornata. Si fanno le pagine, si preparano le cose. Poi scusa, fa da articolo prima della partita? Beh, chiaro. Si fanno le pagine, si preparano cose. Non ecco perché nulla. Le pagelle non ve vengono mai. E fate prima? Sì, sì. Scegli il tipo di pagina, cosa vuoi fare, prepari un po' le cose e dopodiché loro partono già da una base, capito? Allora dimmi quante volte avete fatto il titolo ai 15. Guarda, lo sai cosa succede? Caro, ma è facile, dai. No, metti occasione persa, te prepari occasione persa, come metti sempre. Succede questo, almeno nel mio giornale, ma immagino in tutti, che se uno che magari segue la Roma, se un po' di Franceschiano, il mio giornale, il mio calcio, vabbè, lasciamo stare. Se è detto la mia scrittura, gioca Lazio, ve vai, presentate, inciannate, no, fai la prova di titolo Lazio Show, Lazio Spettacolo, perché capito? Così bugiardo, ma che giornale lavori? Anche Tare non sbaglia mai, io farei, Tare non sbaglia mai, ragazzi, esatto. Questo è da incornicia, questo è da sbosborobo, vai. Però no, non hai capito in che senso viene fatto, no? Cioè, perché porta sfiga, capito? Nel tuo caso, però secondo me nel tuo giornale c'è chi la fa così la pagina. Ma no, ma viene fatto pure al contrario, che Roma, eccetera, perché uno poi quando apre la pagina si è divertito e fa morto e cancella, capito? Però vabbè, poi dipende, perché tu mi hai chiesto Seconda Repubblica, quindi Seconda Repubblica... E si fanno anche altre cose, cioè non è che esistono solo le pagine della Roma, in una redazione sportiva si lavora pure sul resto. Certo. E dopo intorno alle 19:30, sai quanto è cambiato pure sugli orari, no? Prima bisognava partire con parecchio anticipo per andare allo stadio. Ormai insomma, noi siamo in centro, quindi ci vuole veramente un quarto d'ora arrivare, c'è un po' di traffico. No, ma a parte quello, voglio dire, uno va prima perché? Perché aspetta le formazioni, perché si confronta con i colleghi. Perché, tu non è che puoi scrivere nulla prima, vai un pochino prima, intorno alle 8, se entri le 8, 8 e un quarto, a volte pure 8 e mezza, va bene, insomma. Non... Questo... Oh, oramai è proprio così, perché non vi parlate più, ecco perché. Perché la Prima Repubblica c'è l'H, la Seconda Repubblica, e la Seconda Repubblica di conseguenza c'è l'H, la Terza. Quindi prima e terza manco si considerano proprio. No, prima e terza secondo me lo sai perché si considerano, perché molti da prima hanno inserito quelli dalla terza. Sì, beh, più anche dalla seconda però. Cioè la seconda che inserisce la terza. Vabbè, no, dai, Lingua è figlio di Trani e nipote di Marione, cioè nel senso lì c'è tutta una parentela. Ugo Trani e Marione hanno fatto finta di litigare per anni e poi hanno partorito Lingua e hanno messo là che fa un po' e un po'. Così Lingua fa radio, Marione e Messaggero. È buono per e pare regina, insomma. No, nel senso che è un bravo ragazzo, no, che si mette a disposizione, cioè in questo senso qua. No? Solito male? Toni, dico invece. No, no, per carità. Zia Antonio invece ha dei santi in paradiso nella Prima Repubblica. Scusa, se io metto Lingua, lo prendo da Marione, me lo porto da me. Poi certo, lo presto a Radio, va bene, vergogna! Ma scusa, che santi avrei io nella Prima Repubblica, scusami? Ma secondo me qualche santo ce l'hai. Perché? E quindi tu sei un po' una seconda... Sto scherzando. Beh, il 3 aprile è San Riccardo, io non voglio di niente. Quello, Sto scherzando. Voglio di niente. Io ti dico, 18:45 era lo stadio. Vabbè, ma tu perché sei professionista, Gabriele? Pure Alessandro. Tu non ti devi confondere.
No, tu lavori in una radio, è diverso, devi fare i collegamenti, è vero, devi... è vero. Devo montare, cioè, tutta l'attrezzatura prima, non senti, e invece mi fai la giornata così, magari chiaramente tu dici io che c'entro, non lo so, perché magari con il tempo hai imparato. Hai tre sta a dormire però, capito? Della Prima Repubblica, che come fa il giornalista della Prima Repubblica? No, beh, sempre più o meno uguale. No, magari sa che c'è... arriva e comincia a guardarsi intorno. No. E dice, ai tempi miei questo qui non ci sarebbe mai stato. Sì, 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 è verissimo. No. È verissimo. Al telefono, te quanto gli metti a questo? Famo così, credimi, da beretta è meglio che gli mettiamo 4. Bisogna sostenere Eusebio dopo che abbiamo mandato via Spalletti. Beh, io ho partecipato a tante trasferte con i giornalisti, Ale. Quando ti dicevano, ma come fai a lavorare con Marione? Cosa? Ti dicono, come fai a lavorare con Marione? No, no, nessuno parlava con me. Perché lavorai con Marione? Hai capito com'era, Ale? Mi ricordo una trasferta a Manchester, un grande Ubaldo al tavolo della Prima Repubblica. Che cercava di ritagliarsi uno spazio, ma non lo... un po' defilato. E certo, perché era un po' scartato. Era il pranzo dei giornalisti, quello che... La cena. Ah, la cena. Lui non se lo ricorda, perché lui chiedeva in albergo dov'è che si paga. Gli dicevano, guardi, sala 2. E lui si metteva a sede. Poi c'era dei giornalisti, dei tifosi, dell'ex giocatore. Che ne sapeva lui? No, ha pagato. Va bene. Ale... Grazie del contributo. Topi 3-1, gol de Chic. Ma me lo prendo. Ah, peraltro mi ero dimenticato di una cosa: il gol di Wayne parte da un fuorigioco degli Steiner. Mamma mia, come l'hai presa male. Malissimo, proprio male. Se non era nata prima a Juve, io pensavo che era nata per farmi vivere male a me, pensa. Ma dai, invece deve essere un esempio. Sì, va bene. Già la faccio più a bere. Ciao Ale, grazie, buona giornata, Ale. Buon lavoro, abbiamo giocato, una buona partita. Ciao, allora.